Buonasera a tutti e a tutte e benvenute e benvenuti a questo evento che ci vede tutti qui riuniti per la presentazione del volume L'epidemia, le parole e l'interpretazione delle parole, curato dalla professoressa Francesca Malagnini, scritto dai dottorandi e le dottorande del corso di dottorato in Scienze Linguistiche e Filologiche durante la prima fase della pandemia. Non rimarrò qui a parlare ancora per molto, lascio la parola all'editore e il dottor Franco Cesati. Prego. Allora, buon pomeriggio a tutti e soprattutto ai ragazzi che hanno scritto questo volume. Grazie a Francesca Malagnini, che oltre che essere la curatrice del testo è anche un'amica, non si può dire di vecchia data perché con le signore diventa cosa inelegante, ma ci conosciamo veramente da tempo. Io sostengo sempre che gli editori devono avere chiaro il proprio progetto e perseguirlo con fede e passione e coraggio. E quest'anno stare sul binario che noi ci siamo prefissi, quello della linguistica, della storia della lingua e della saggistica letteraria, è stato ancor più complesso e difficile. Ma l'anno è arrivato in fondo, l'onda contraria per quanto riguarda l'editoria, quantomeno accademica, spero, penso che sia passata e saluto quindi con molto piacere lo studio sull'epidemia, sulle parole e l'interpretazione delle parole che ci hanno accompagnati in quest'anno che definisco comunque maledetto. Avrei preferito, ovviamente, che questo libro, uso un paradosso, non uscisse mai perché non ci fosse mai da studiare e da riflettere sui temi che hanno accompagnato quasi 9 mesi della nostra vita. Io sono in mascherina non per civetteria, ma perché sto nel mio ufficio e avendo perseguito l'idea della presenza, ho qui con me alle mie spalle le mie redattrici. E poiché il protocollo di sicurezza della casa editrice prevede mascherina fissa tutto il giorno, non voglio essere contrario al dettato che ho posto e resto con questa, ripeto, non per civetteria. L'augurio che faccio ai giovani e soprattutto a loro, perché il pensiero della mia generazione, che ritengo abbia molte colpe da scontare, quindi con questo libro, l'epidemia, quantomeno ho portato e fatto un fioretto, spero, con molto, moltissimo piacere. Però voglio dirvi, ragazzi, che il futuro è nelle vostre mani. Cominciate a prenderlo con forza, vivetelo con passione, perseguite le vostre passioni con determinazione. E io vi aspetto a un libro diverso, a un libro con l'orizzonte più grande, magari fra un anno, che parli della felicità e che parli del nostro futuro, soprattutto del vostro. Auguro a tutti voi che avete scritto questo bel libro, alla professoressa Malagnini e a chi è oggi collegato, un bellissimo nuovo 2021. Non per paradosso, ma ovviamente con un augurio sincero di buona vita e per quanto riguarda noi tutti che lavoriamo con i libri, di buoni libri. Buon pomeriggio. Grazie professor Cesati, direi in questo momento che possiamo passare la parola alla professoressa Francesca Malagnini, curatrice di questo volume. Prego, professoressa. Grazie, dottor Deiana. Allora, un ringraziamento davvero di cuore sia al dottor Cesati per queste parole, perché è vero che non si può dire di vecchia data, ma effettivamente il dottor Cesati ed io ci conosciamo veramente ormai da molti anni, per cui è un caro amico e uno dei più grandi editori, e
e Franco Cesati lo sa, non è piaggeria, insomma, io pubblico molto con Franco Cesati perché la casa editrice è sempre molto seria e molto attenta ai temi di linguistica, e non a caso, insomma, è l'editore sia del Gischel sia dell'ASLI. Ma soprattutto sulla scia di Franco voglio ringraziare i ragazzi, perché questi dottorandi sono davvero molto bravi, sono dottorandi di linguistica e di storia della lingua e di filologia dell'Università per Stranieri di Perugia, e in un ramo appunto che io dirigo unitamente alla coordinatrice che è la professoressa Giovanna Zaganelli, e che ringrazio naturalmente per l'attenzione che ha voluto dare tra l'altro a questo libro, ma soprattutto ringrazio appunto i ragazzi, perché è vero che questo libro è curato da me, ma il libro è assolutamente dei dottorandi, e non capita di frequente che dei dottorandi durante il loro percorso di dottorato appunto si mettano insieme e scrivano un libro insieme appunto. Allora, l'idea è venuta a me semplicemente perché durante il primo lockdown o coprifuoco, comunque durante il primo isolamento, i dottorandi non riuscivano a fare ricerca, o non totalmente. Tutti noi siamo stati molto deconcentrati, abbiamo anche lavorato molto, però la situazione è stata difficile e è ancora difficile, come ben ricordato da Franco Cesati. Allora, le attività di dottorato che normalmente si fanno, cioè conferenze, convegni, viaggi all'estero, corsi Erasmus, eccetera, sono state necessariamente bloccate, e allora mi è venuto in mente che ognuno all'interno della propria specializzazione, del proprio ramo di studio, potesse così riflettere su un aspetto che riguardava appunto l'epidemia. Quindi le parole, l'interpretazione delle parole, e ognuno di loro ha scelto un argomento. Così è nato questo libro che noi vi proponiamo. Vi dico solo una cosa, il libro è uscito quasi come un instant book, detto in buon italiano naturalmente, perché è il secondo libro, cioè subito dopo il libro di Giuseppe Antonelli, Parole, l'influenza delle parole, è nato appunto l'epidemia, le parole e l'interpretazione delle parole. Per cui insomma possiamo dire che questi ragazzi sono usciti con un volume, e questo volume è stato il secondo, almeno di mia conoscenza, insomma, che si è pubblicato sulla lingua del Covid. Ecco, io non vorrei rubare altro tempo, perché la scena è dei dottorandi, e quindi lascerei la parola ad Anna Bortoletto, ringraziandovi per tutto. Grazie. Allora, innanzitutto ne approfitto per ringraziare tutti i presenti, il dottor Cesati, e ricambio i ringraziamenti della professoressa Francesca Malagnini. E a nome di tutti i miei colleghi ringrazio lei per averci accompagnato in questo percorso, nel percorso di questo libro che, come lei stessa diceva, è nato in un momento davvero difficile per tutti, ma dal quale penso, spero, che siamo riusciti a tirare fuori qualcosa di buono e che siamo tutti veramente contenti di potervi presentare oggi. Allora, un attimo che condivido la mia presentazione. Un secondo. Ok, mi potete confermare gentilmente se si vede bene e se mi sentite bene? Sì, Anna, si vede e si sente. Ok, vi ringrazio. Allora, inizio appunto presentandovi il mio contributo, che tratta della pubblicità televisiva e dei cambiamenti che ha subito durante appunto il periodo della pandemia. Io sono sicura che tutti voi, come me e come tutti gli italiani, l'estate scorsa, la primavera e anche l'estate, ma anche continuate adesso a passare molto più tempo in casa rispetto a quello a cui tutti siamo abituati, e verosimilmente molto di questo tempo, o sicuramente più del solito, è passato davanti alla televisione. E immagino che tutti voi abbiate notato che, soprattutto nel periodo di marzo e aprile, sono
sono nate diverse nuove pubblicità che per ora definiamo a tema Covid, ma ci arriveremo tra un attimo. E sicuramente le ricorderete, io vi ho messo qui alcune immagini in modo che vi siano richiamate alla mente, però sicuramente ricorderete quella della Barilla, quello di Parmigiano Reggiano, che sono anche connesse a diversi hashtag, quindi l'Italia che resiste, io resto a casa, tutti hashtag che hanno un po' insistito nel nostro immaginario la primavera scorsa e di cui tra l'altro vi parlerà poi Igor, che si è occupato di Twitter. Ma insomma, le pubblicità che in un modo o nell'altro hanno affrontato il tema del Covid sono tante, sono state veramente tante, io direi quasi tutte. Perché però diciamo a tema Covid tra virgolette? Perché se ci fate caso effettivamente nessuna di queste pubblicità menziona esplicitamente il Covid, ovvero noi che abbiamo vissuto quel momento e sappiamo quello che stavamo vivendo, riconosciamo che l'Italia che resiste è l'Italia che resiste e che si prepara a rinascere dopo il Covid. Sappiamo che se Parmigiano Reggiano ci dice di restare a casa è un restare a casa per evitare la diffusione del Covid. Sappiamo che se una coppia mangia la pizza a cameo ristorante guardandosi in videochiamata è perché non può stare vicina a causa del Covid. Insomma, diciamo che noi riusciamo a ricostruire che queste pubblicità sono a tema Covid perché sappiamo quello che stavamo vivendo e quello che comporta, ma nessuna di queste pubblicità menziona esplicitamente il Covid. E questo perché? Perché la pubblicità, per la sua stessa natura, per il suo stesso scopo comunicativo, è un mondo euforico, un mondo estremamente positivo che deve creare sentimenti di positività, di gioia negli ascoltatori, in modo che essi siano motivati e stimolati ad acquistare i prodotti o comunque ad avvicinarsi al marchio che vedono. Ed è un mondo in cui esistono dei veri e propri tabù, quindi degli argomenti di cui non si può parlare, come per esempio la malattia e la morte. Però, d'altro canto, lo spettatore si deve rispecchiare nella pubblicità che vede per entrare in sintonia con il mondo che presenta la pubblicità e quindi con il prodotto. Per esempio, io ricordo che c'erano comunque alcune pubblicità la primavera scorsa che non erano a tema Covid, diciamo, e si vedeva gente che partecipava a feste in discoteca, in gruppo, e ricordo, e penso sia condivisa, una certa situazione di straniamento nel vedere un mondo così diverso da quello che noi stavamo vivendo. E quindi ai pubblicitari della primavera scorsa si è posto questo grosso problema, che era quello di come conciliare il dover parlare del Covid, perché non si poteva far finta di niente, con la connotazione euforica che va mantenuta nella pubblicità. E la scelta fondamentalmente è stata una, che è quella di utilizzare gli eufemismi, ovvero alludere al Covid-19 senza menzionarlo esplicitamente. E una strategia che ho notato quasi tutte queste pubblicità hanno seguito è quella di utilizzare le espressioni di deissi temporale, che sono espressioni come oggi, ora, in questi giorni, in questo tempo. Io vi ho riportato semplicemente alcuni degli esempi delle pubblicità che ho ascoltato, che tutti noi abbiamo ascoltato la primavera scorsa, e vorrei che riconosceste appunto questa insistenza forte sulle espressioni di indicazione di temporale sull'oggi, che ovviamente oggi da sé non vuol dire niente, ma noi che guardiamo questa pubblicità sappiamo che oggi non significa 20 aprile 2020, ma significa oggi, ovvero questo momento finché conviviamo con il Covid. Ed è un momento che è molto 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 diverso dal passato. Infatti, se notiamo i riferimenti al tempo passato in questa pubblicità, notiamo che fondamentalmente l'oggi presuppone che si debba fare di più quello che si faceva al passato. Ho riportato alcuni esempi, per esempio quello di Enel, che sottolinea come siamo sempre stati al fianco degli italiani, ma oggi ancora di più. O anche per dormire, stare a casa non è mai stato così difficile, nel senso che siamo abituati a stare a casa, soprattutto perché per dormire è un marchio che
prodotti, insomma, cuscini, letti, eccetera, quindi molto connesso all'idea di casa. Quindi stare a casa però oggi è ancora più difficile, quindi si vede proprio come i riferimenti al passato e quelli al presente siano separati proprio da un muro, che è il muro che ci è stato imposto da questa tragedia che ci ha colpito da un giorno all'altro, che è quella del Covid. E apro una piccolissima parentesi per chiedervi di notare anche l'uso dei pronomi personali in queste pubblicità, che entrambe usano il pronome noi, però con un valore molto diverso, perché in Enel è un noi esclusivo, un noi che si riferisce solo a Enel, e Enel si pone nel senso, diciamo, in un senso un po' paternalistico nei confronti del consumatore, ovvero noi Enel siamo qui per voi, per starvi al vostro fianco e per prenderci cura di voi, mentre al contrario Per Dormire è sempre un noi, ma è un noi inclusivo, che include lo spettatore, e quindi un po' il senso è quello del siamo tutti nella stessa barca in questo momento difficile. E appunto vorrei semplicemente che faceste caso a questa differenza, perché ci ritorneremo dopo, ma per tornare alla nostra linea del tempo, vediamo che ovviamente molte di queste pubblicità sono proiettate nel futuro. Però anche qui è un futuro che fondamentalmente ci presuppone due scelte diverse, ovvero alcune pubblicità lo presentano come un futuro diverso, quindi il presente è qualcosa da cui si esce, quindi l'idea del uscire insieme, ne usciremo insieme, supereremo insieme questo momento, e un futuro che arriverà e che sarà diverso dall'oggi, ovviamente ce lo auguriamo, insomma, ce lo auguravamo la primavera scorsa, ma ce lo auguriamo, continuiamo ad augurarcelo oggi, insomma. Oppure la scelta opposta è quella di concepire, diciamo, questo futuro come in realtà un ritorno al passato, e quindi c'è l'idea, anche questa molto insistente tra le varie pubblicità, del ritornare al passato, quindi torneremo effervescenti di lete, per esempio, o la vita tornerà ad avere un sapore meraviglioso, eccetera, eccetera. Quindi vediamo anche qui due scelte molto diverse per trattare questa linea del tempo, questa concezione del futuro che ci aspetterà dopo la pandemia. E questo perché fondamentalmente, perché ricongiungendoci al discorso sui tabù che facevamo prima, presentare il momento presente come così speciale, come così diverso, sia dal passato sia dal futuro, lo presenta come transitorio, cioè automaticamente nel momento in cui dico oggi così e domani verrà, presento questo oggi come il più transitorio possibile, e quindi questo mi permette di parlarne, seppur tramite eufemismi, allusioni e non certo nominando esplicitamente il Covid, però me lo presenta come transitorio, e quindi il mio futuro, che sia un ritorno al prima o che sia un nuovo futuro, è sicuramente un mondo che è presentato come accessibile al consumatore, che sa che superato questo breve momento transitorio negativo potrà affacciarsi di nuovo al mondo euforico che la pubblicità vuole trasmettere, insomma. Faccio ancora qualche osservazione su un altro aspetto che in realtà è molto connesso a quello che stavo dicendo finora, che è quello della distribuzione dell'informazione, ovvero dove esattamente all'interno di queste pubblicità si menzionano i riferimenti al Covid. E per farlo mi servo delle categorie, se c'è qualcuno tra di voi che si occupa di linguistica testuale sicuramente conosce bene, che sono quelle di dato e nuovo, che corrispondono al topic e al focus. Ovvero il dato, nella trasmissione di un messaggio, chiamiamo dato quello che si presuppone che lo spettatore o chi ci ascolta nella comunicazione di tutti i giorni o chi ci legge abbia in mente, abbia nel suo bagaglio, e che quindi non è necessario soffermarcisi troppo, proprio perché appunto lo sa e noi sappiamo che lo sa. Il vero, diciamo, focus della comunicazione è appunto il nuovo, ovvero l'informazione nuova che si va a sommare a quella che chi ci ascolta sa già e che possiamo dare per scontato. Ora, applicando queste categorie di analisi ai testi delle pubblicità, notiamo che la scelta prediletta
è mettere il riferimento al Covid, che anche in questo caso vediamo è reticente, nel senso che non si menziona esplicitamente la malattia, ma si dice restare in casa o questo difficile momento, si dà per scontato, nel senso, nel momento in cui Grissinbon mi dice prova tutti gli appetitosi prodotti Grissinbon e restare in casa avrà tutto un altro sapore, dà per scontato che noi sappiamo che dobbiamo restare in casa. La vera informazione nuova che questa pubblicità ci vuole dare è che stare in casa può avere tutto un altro sapore se proviamo i prodotti. Quindi dando per scontato il Covid e concentrandosi su quello che il prodotto mi può dare, che è sicuramente positivo, quindi un nuovo sapore a questo restare in casa. La catena di supermercati è una catena su cui possiamo contare, è un messaggio positivo che diventa il focus del messaggio pubblicitario. E questa è appunto la strategia che la maggior parte delle pubblicità adottano, con un'eccezione, anzi due, però eccezioni che sono molto simili, che sono quelle delle pubblicità dell'acqualete e dell'acqua Uliveto, dove se applichiamo queste categorie di analisi, notiamo che invece il riferimento al Covid, che è dato dalla parte della frase restare a casa, si trova in realtà nel nuovo. Quindi se prendiamo la frase di Oliveto, per esempio, oggi la prima regola per la salute è restare a casa, abbiamo nella parte del dato, che quindi si dà per scontato, il discorso sulle regole per la salute, mentre il nuovo in questo caso è riferimento al Covid, ovvero il restare a casa. Ora, cosa comporta questa scelta che diciamo può sembrare che contrasti un po' con quello che ho detto finora, ovvero con la volontà di parlare il meno possibile del Covid nelle pubblicità e di nasconderlo, perché appunto abbiamo detto che se si deve nascondere qualcosa di solito lo si mette nel dato, perché il dato è ciò che viene dato per scontato, si richiama semplicemente alla mente per poi concentrarsi sul nuovo. Vediamo che è una scelta che non a caso adottano questi due marchi, che sono marchi che si occupano della salute, perché così facendo innescano una serie di passaggi nello spettatore che ascolta questa pubblicità. Ovvero, in primo luogo lo predispone ad ascoltare delle regole per la salute, perché proprio per il fatto che abbiamo detto che ciò che è nel dato è ciò che si dà per scontato, ciò che l'ascoltatore non mette in discussione, il mettere un'informazione del genere nel dato predispone l'ascoltatore a ascoltare queste regole per la salute, ovvero un ascoltatore che si sente dire oggi la prima regola per la salute è eccetera eccetera eccetera, entra già diciamo nell'ottica di ricevere queste regole ed è predisposto ad ascoltarle. E nel momento in cui poi la pubblicità mi fornisce una regola che io posso riconoscere come valida, perché la regola del restare a casa so che è valida non perché me lo dice Uliveto, ma perché me lo dice il Ministero della Salute, me lo dice Conte, me lo dice il buonsenso, me lo dicono un po' tutti, insomma, non ho problemi a mettere in dubbio questa regola. E quindi il fatto che l'ete mi dia questa regola a cui posso credere e che mi metta nella condizione di ascoltare altre regole, perché mi dice che mi sta dando la prima e quindi presuppongo che ce ne siano molte altre, fa sì che io possa fidarmi di questo marchio come marchio un marchio che ci tiene alla mia salute, e quindi inconsciamente mi viene trasmesso il messaggio che questo marchio di acqua si possa far garante della salute. E quindi questo secondo me spiega perché dove la maggioranza delle pubblicità scelgono di collocare il riferimento al Covid nel dato, quelle che invece sono più connesse, diciamo, al mondo della salute, della cura della persona, invece non hanno problemi a metterlo nel nuovo. Ovviamente sempre a livello di un forte eufemismo, o comunque non menzionando esplicitamente la malattia, ma una sua conseguenza, che è quella del restare a casa. Concludo con una breve riflessione, ovvero poco tempo dopo che ho scritto questo contributo,
soprattutto in ambiente inglese e in ambiente, diciamo, gli ambienti dei social, hanno iniziato a criticare che le pubblicità sul Covid in tutto il mondo fossero uguali, insomma. Ed è nato, sono nati diversi video montaggi, tra cui questo non ve lo farò vedere tutto, ma tratta pubblicità credo per lo più inglesi e americane, e mettono in evidenza come tutte le pubblicità effettivamente siano uguali, perché tutti mostrano il paesaggio della città vuoto, gli operatori che indossano la mascherina, e tutti insistono molto sul discorso di uscirne insieme, stiamo vicino anche se siamo lontani, eccetera, eccetera, eccetera. E la critica che è stata fatta a queste pubblicità è appunto quella di essere tutte uguali. Alla luce di ciò e dell'analisi che ho fatto, provo a dare una risposta a questa domanda, e penso che la risposta a questa domanda sia ni, nel senso che sono sicuramente pubblicità molto simili, proprio per quello che vi dicevo all'inizio, ovvero che si devono muovere in quello che è lo stretto equilibrio tra il dare una pubblicità che parla allo spettatore del momento che sta vivendo, ovvero il momento della pandemia, e salvaguardare l'aspetto euforico della pubblicità, e fondamentalmente questo binomio si risolve solo con le strategie che ho cercato rapidamente di presentarvi, ovvero di utilizzare gli eufemismi e di presentare questo momento come il più transitorio possibile. Però all'interno di questo schema, diciamo, che questi paletti che sono dati proprio dalla natura stessa del discorso pubblicitario, secondo me c'è una certa fantasia. Abbiamo visto che è diverso l'approccio alla deissi personale, o anche l'approccio alla diversa concezione di futuro, e per finire anche dove effettivamente il Covid compare nella distribuzione delle informazioni. Quindi sono uguali, sì, diciamo, ma non troppo, o comunque non uguali, diciamo, sono veramente simili, ma non effettivamente fatte con lo stampino nel momento in cui ci si addentra un po' meglio in un'analisi di tipo linguistico. Io ho concluso, non vorrei sottrarre ulteriore tempo ai miei colleghi. Vi faccio soltanto vedere alcuni riferimenti bibliografici che non sono ovviamente tutti quelli che ho utilizzato nell'articolo, dove ovviamente sono molto di più, ma sono semplicemente quelli a cui ho fatto riferimento durante la mia presentazione di oggi. Ovviamente nel mio contributo ho trattato anche altri aspetti che non ho avuto il tempo di presentare, quindi vi rimando alla lettura del volume per chi vorrà, per qualsiasi altro approfondimento. E senza rubare ulteriore tempo, io con gli altri colleghi ci siamo messi d'accordo di procedere con tutte le presentazioni e poi lasciare eventualmente alla fine lo spazio per eventuali commenti, approfondimenti o domande. Io ne approfitto quindi per passare la parola al mio collega Davide Delle Chiaie, che ci presenterà il suo contributo dal titolo «La comunicazione istituzionale su Facebook durante l'emergenza coronavirus, uno studio semiotico linguistico di alcuni post della Presidenza del Consiglio e dei Ministri, scusate, del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute». Quindi grazie Davide e grazie a voi che siete con noi oggi. Buonasera, grazie Anna. Ovviamente ringrazio anche il dottor Cesati, la professoressa Malagnini e tutte le persone qui presenti. Condivido subito il mio PowerPoint. Eccolo. Benissimo. Io sono partito da un'idea generale molto semplice. Ritengo che viviamo in un periodo storico in cui Internet in generale e i social nello specifico hanno un ruolo centrale nella vita di molte persone, se non della maggioranza della popolazione italiana. Per questo motivo è interessante studiare il modo in cui i social sfruttano queste piattaforme per relazionarsi con la popolazione. A maggior ragione in una fase di crisi sanitaria e comunicativa come quella attuale. Infatti i social, per le loro caratteristiche intrinseche di immediatezza comunicativa, interattività, pervasività
e rapidità di diffusione delle informazioni dovrebbero essere adeguatamente sfruttati dalle istituzioni per entrare in contatto con la popolazione in due modi. Innanzitutto per la cosiddetta comunicazione top-down, cioè dall'alto al basso, ovvero per diffondere le buone pratiche igienico-sanitarie e le misure di ordine pubblico suggerite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalle autorità politiche. In secondo luogo, le istituzioni dovrebbero servirsi dei social per rilevare e contrastare una serie di fenomeni emotivi, comunicativi e comportamentali disfunzionali. Oltre alle annose questioni relative alla post-verità, all'infodemia, alle fake news, faccio qui riferimento a un ampio campionario di reazioni che ho potuto studiare nel corso del lockdown. Ne ho inserite qui alcune a titolo esemplificativo: complottismo, iniziative di controinformazione o di disinformazione, atteggiamenti divisivi o allarmistici, l'invocazione di un colpo di mano militare e un rinnovato interesse per la caccia al dittatore. Perciò ho deciso di condurre un'analisi semiotico-linguistica delle immagini e delle relative didascalie pubblicate su Facebook nella sezione foto dalle pagine ufficiali del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel periodo intercorso tra il 5 e il 25 marzo 2020. Nei prossimi minuti spiegherò e giustificherò le mie scelte e presenterò alcuni casi di studio. Innanzitutto ho deciso di studiare Facebook perché si tratta di un social molto frequentato e quindi numericamente rilevante. In secondo luogo, mi sono concentrato sulle pagine ufficiali del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri perché si tratta dei due soggetti più direttamente coinvolti nella gestione della pandemia. Il Ministero della Salute, ovviamente, perché si tratta di un'emergenza sanitaria. La Presidenza del Consiglio dei Ministri perché è responsabile dell'emanazione e della diffusione di DPCM. Il periodo dal 5 al 25 marzo rappresenta i primissimi giorni in cui la pandemia da coronavirus è stata riconosciuta come emergenza nazionale. Al 5 marzo, infatti, risale il primo provvedimento di portata nazionale, ovvero la chiusura di tutte le scuole e di tutte le università sul territorio italiano. Infine, i post contenenti immagini rappresentano dati molto interessanti per vari motivi. Innanzitutto ho indagato le caratteristiche dei dati linguistici, che rappresentano una tipologia peculiare di esempi di italiano digitale, detto anche italiano digitato o italiano. Essi infatti permettono di comprendere l'immediatezza comunicativa e l'interattività dei social. In secondo luogo, sono esemplificativi della ristrutturazione e della ridefinizione della testualità, che in questi casi diventa contraddistinta da brevità, frammentarietà e da un'apertura potenzialmente infinita dei microtesti o ipotesti che si collegano tra loro tramite ipertestualità, intertestualità e altre caratteristiche dei social che emergono chiaramente attraverso l'uso di tag, hashtag e link. D'altro canto, trattandosi di esempi di comunicazione istituzionale, quindi ufficiale, i post dovrebbero essere privi di alcuni elementi che spesso troviamo sui social, come l'alterazione della grafia, oppure l'uso di emoticon, emoji e di un registro informale colloquiale. In secondo luogo, ho indagato la comprensibilità a livello lessicale e morfosintattico, nonché la generale efficacia comunicativa dei post. Mi sono immedesimato nei parlanti non italofoni e qui in generale in tutti i destinatari che dispongono di minori strumenti linguistici, culturali e scientifici. Infine ho studiato il rapporto esistente tra il codice iconico delle illustrazioni e il codice verbale delle didascalie, che dovrebbero concorrere sinergicamente a rendere in maniera più efficace contenuti e concetti. Nel condurre la mia analisi mi sono servito di alcuni strumenti: il nuovo vocabolario di base della lingua italiana, a cura di Tullio De Mauro, il dizionario dell'uso nuovo De Mauro, anch'esso a cura di Tullio De Mauro,
e inoltre ho inserito riferimenti precisi e puntuali a contributi di linguistica italiana e di linguistica testuale e a studi incentrati sulla lingua della burocrazia. Procederò quindi ad analizzare alcuni casi di studio. Il primo caso di studio è costituito dalle figure 1 e 2, tratte rispettivamente dalla pagina ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla pagina ufficiale del Ministero della Salute. In entrambi i casi si tratta di una locandina che riporta alcune semplici raccomandazioni per contrastare il contagio da coronavirus, seguita da una breve didascalia. Le due figure sono molto simili, differiscono solo per i loghi nella parte inferiore delle locandine e per alcune scelte linguistiche all'interno delle didascalie. Per comodità mi sono concentrato sulla locandina della figura 1. Nella mia analisi cercherò di mettere in evidenza sia i punti deboli che gli aspetti positivi. Innanzitutto è doveroso rilevare che la locandina pare ben strutturata. Essa infatti riproduce la forma del coronavirus. Al centro troviamo un nucleo familiare domestico, mentre all'esterno, in corrispondenza delle proteine, cioè degli spuntoni del coronavirus, sono riportati alcuni consigli espressi sia visivamente che verbalmente. Ciononostante, un primo problema è riscontrabile a livello lessicale, perché sono stati utilizzati alcuni lemmi non contenuti nel nuovo vocabolario di base. Oltre ovviamente a coronavirus, ho rilevato la presenza di gel, alcolico, ravvicinato, monouso, starnutire e pediatra. Fatta eccezione per pediatra, che è l'unico lemma tecnico specialistico, tutti gli altri, secondo il nuovo De Mauro, appartengono al lessico comune. Ma è logico chiedersi se siano effettivamente comprensibili a tutti. In secondo luogo ho rilevato la presenza di alcuni enunciati poco comprensibili. L'enunciato 1 recita così: se hai sintomi simili all'influenza, resta a casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici, ma contatta il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri generali. Si tratta di un periodo lungo e articolato a livello sintattico, che sarebbe stato bene suddividere in due parti, distinguendo tra ciò che bisogna fare e ciò che non bisogna fare. In secondo luogo, riporta alcune espressioni che non sono assolutamente necessarie e che potrebbero risultare addirittura fuorvianti. Faccio riferimento a medico di medicina generale e a pediatri di libera scelta. Sarebbe stato più semplice dire semplicemente medico di famiglia o medico e pediatri. Per quanto riguarda l'enunciato 2, copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci, altrimenti usa la piega del gomito, il problema deriva dall'utilizzo dell'espressione piega del gomito, che potrebbe non essere comprensibile a tutti, soprattutto in considerazione dell'assenza di immagini volte a chiarire meglio il concetto. Il secondo caso di studio è dato dalla figura 3, tratta dal profilo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una locandina che riporta alcune domande e risposte brevi, seguite da una didascalia. Anche in questo caso, a prima vista, la locandina appare ben studiata e strutturata, grazie alla distinzione tra domande riportate con lettere nere e maiuscole evidenziate in giallo e risposte formulate in lettere bianche minuscole. Questa struttura facilita la fruizione dei contenuti perché guida il lettore. Ciononostante, è doveroso denunciare la totale assenza di immagini che avrebbero potuto rendere meglio alcuni concetti. Un secondo problema è riscontrabile a livello lessicale. Infatti, anche in questo caso sono stati utilizzati lemmi non contenuti nel nuovo vocabolario di base. Quarantena, precauzione, motorio, datore, nella polirematica datore di lavoro, disabilità, specializzando, tirocinanti, intrattenimento, ludico e ammenda. Fatta eccezione per ammenda, l'unico lemma tecnico specialistico,
Tutti gli altri, secondo il Lobo De Mauro, appartengono al lessico comune. Ma ancora una volta è doveroso chiedersi se tutte le parole e le espressioni utilizzate in questa locandina siano comprensibili a tutti. A livello morfosintattico si nota una certa incoerenza nelle scelte. Da una parte, le domande alla prima persona singolare con le brevi risposte e l'uso di frasi semplici o periodi lineari, tutto sommato brevi, denota una certa attenzione nei confronti dei destinatari. D'altro canto, nelle risposte sono spesso usate forme indirette, quindi meno comprensibili. Faccio riferimento a forme passive con il verbo andare, va evitato lo shopping, va garantita la distanza, forme impersonali, alcune delle quali anche piuttosto contorte, è assolutamente vietato muoversi da casa, è raccomandato di promuovere, e un ordine insolito dei costituenti in alcuni enunciati, come no, sono chiuse scuole e università, e va evitato lo shopping, in cui notiamo l'inversione tra soggetto e predicato. Infine, anche in questo caso, ho rilevato la presenza di alcuni enunciati poco comprensibili. Gli enunciati 3 e 4, infatti, sono periodi da sopporre burocratico, contenenti locuzioni di derivazione giuridica. Sarebbe stato possibile esprimere gli stessi concetti usando locuzioni meno complesse. Concludendo, dalla mia analisi risulta evidente che, nonostante le numerose pubblicazioni e iniziative incentrate sulla lingua della burocrazia, le istituzioni faticano ancora a esprimersi in modo chiaro, comprensibile e diretto. In secondo luogo, a livello tematico e contenutistico, le istituzioni non hanno prestato attenzione a quei fenomeni emotivi, comunicativi, comportamentali negativi che ho citato all'inizio della mia presentazione. Insomma, ritengo che la strategia comunicativa adoperata dalle istituzioni nei primi giorni di lockdown e di pandemia risulti poco efficace e funzionale. Vi ringrazio per l'attenzione, cedo la parola al mio collega Igor Deiana, che vi parlerà di un altro social, Twitter. Il suo contributo infatti si intitola Trending Topic e Coronavirus. In che modo è cambiato l'uso di Twitter al tempo della pandemia. Grazie ancora a tutti e a tutte. Grazie Davide. Intanto vorrei ringraziare non solo la professoressa Malagnini e l'editore, ma i miei colleghi e le mie colleghe, perché durante il periodo della pandemia condividere questa esperienza è stato un elemento positivo non solo dal punto di vista formativo, accademico, ma soprattutto per quanto riguarda anche l'esperienza personale, perché diciamo ci siamo sostenuti in un momento di difficoltà per tutti e per tutte. Allora, come Davide ha già detto, il mio contributo si è concentrato su un altro social che è Twitter. Ho deciso di studiare Twitter perché è un social che tutti conosciamo, è nato nel 2006 ed è diventato famoso, si caratterizza diversamente da Facebook e tutti gli altri social per la brevità dei messaggi che vengono scritti, 140 caratteri, e infatti come Stefania Spina nel volume Fiumi di parole ha sottolineato, è questo tratto, questa caratteristica che ha permesso a questo social di diventare uno dei più utilizzati da una particolare fetta della popolazione. Sappiamo che gradualmente Twitter si è evoluto, è passato ai 280 caratteri nel 2017 e che da piccolo social dove si condividevano esperienze di carattere personale, gradualmente è diventata una piattaforma in cui si discute e si condividono esperienze, diciamo, da tutto il mondo. Attraverso Audi Web ho visto come, ad esempio, Twitter in Italia nel 2019 fosse cresciuta di 9 punti percentuali, avesse raggiunto i 10 milioni di utenti. Quindi sono informazioni che mi hanno spinto a scegliere di analizzare le interazioni che sono avvenute su Twitter nel periodo, nella prima fase della pandemia. Logicamente Twitter è legata a un tema che è il tema dei trending topic. Qual è
che cosa sono i trending topic? Ormai diciamo che è quasi spontaneo sapere che cos'è di tendenza, sono gli argomenti di cui si parla, che rispetto a quello che ci possiamo immaginare sono costantemente aggiornati e che cambiano in continuazione, questo nei periodi di norma. Adesso, quando avrò modo gradualmente di parlare di quelle che sono le acquisizioni del mio lavoro, avrò modo di farvi vedere come durante la pandemia alcune di queste caratteristiche, che sono i capisaldi di Twitter, sono cambiate. Logicamente Twitter, come potete immaginare e come magari avete vissuto in prima persona, è un ambiente orizzontale. Ciò significa che tutti hanno gli stessi, diciamo, poteri, gli stessi diritti di parola, ma non può essere negato che il ruolo svolto da dagli influencer, che sono i personaggi del mondo della politica, dello spettacolo e dell'informazione, è un ruolo prioritario nella gestione, nella creazione dei trending topic. Questo, come ho detto poco fa, in contesti normali. E grazie a questi contributi, a questa ricerca, avrò un modo di dimostrare come tutte quelle che sono state le caratteristiche fino a questo momento di Twitter durante questa fase particolare della nostra vita in parte sono cambiate. Come ho trovato i dati da analizzare? Mi sono impegnato nella ricerca di una piattaforma. La piattaforma che ho trovato era Trendogate, un sito che permetteva di individuare giorno per giorno le 50 parole che erano stati trending topic della giornata. Ho deciso di individuare un periodo che era dal 1 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 e gradualmente ho raccolto tutti i trending topic. Vi metto qui, giusto per curiosità personale, l'interfaccia grafica con cui per due giorni mi sono, diciamo, ho combattuto. Cosa facevo? Io entravo qui, individuavo quella che era la data per la quale volevo raccogliere i dati e poi individuavo anche la nazione. In questo modo, giorno per giorno, ho raccolto quelle che erano i 50 temi che avevano, diciamo, infuocato le discussioni di Twitter. Dopo questa fase cosa ho fatto? Io ho aperto dei fogli Excel e nei fogli Excel giorno per giorno ho riportato questi temi, quindi questo l'ho fatto per un periodo che va, come vi ho detto, dal 1 gennaio al 31 marzo. A questo punto, in parallelo, ho cercato di costruire una linea del tempo di quello che noi stavamo vivendo, cioè io ho dovuto individuare delle fasi per poter parlare in maniera descrittiva della pandemia. Farlo ad aprile non era molto semplice perché in quel contesto noi stavamo vivendo la pandemia. Adesso magari a distanza di mesi è un po' più facile individuare le varie fasi. Io ho individuato questi 5 momenti che qui rappresento graficamente e che possiamo identificare come quelli che erano stati i primi annunci ufficiali, quando fu detto: c'è il coronavirus. La seconda fase è quella che vide a metà gennaio i primi risultati delle ricerche che permisero di individuare proprio i vari ceppi e che permisero anche di descrivere il Covid si può trasmettere da umano a umano. L'arrivo del Covid in Italia, che tutti ci ricordiamo, il primo focolaio italiano, quindi il periodo in cui a fine febbraio la Lombardia e soprattutto Codogno furono coinvolti dalla nascita di quello che fu il primo focolaio, e poi quella che abbiamo vissuto tutti come la zona rossa all'inizio del lockdown. A questo punto, dopo aver individuato queste fasi, io ho preso la tabella Excel che avevo costruito e ho letto attentamente tutti i trending topic, i 50 trending topic giorno per giorno, ho cercato di analizzarli, cercando di capire giorno per giorno quali fossero quelli che facevano riferimento al coronavirus. Quindi ho dovuto anche cercare di aggiornarmi o anche andare a rivedere a ritroso quelli che erano stati i fatti dell'attualità nel caso in cui ci fosse un tweet che non riuscivo a decifrare, non riuscivo a capire se facesse riferimento al coronavirus. Molti di questi molto spesso si poteva cliccare e riportavano al tweet che li avevo originati, però è sempre meglio, è stato bene verificare per essere certi. Quindi, come potete vedere in basso,
nella barra gialla io ho segnato giorno per giorno i tweet che facevano riferimento al Covid. Già ora, a colpo d'occhio, potete notare come a febbraio ci sia un periodo in cui i riferimenti al Covid siano aumentati. Questo è marzo, logicamente i colori cambiano perché nella fase di analisi ho anche cercato di dare una leggenda quali erano i sottotemi dei vari riferimenti che venivano fatti quando si parlava di Covid. Ho riportato poi in un grafico questi dati e sulla base di questa divisione ho poi deciso di individuare quattro fasi. Queste quattro fasi sono la prima, quella in cui nei trending topic il Covid non compariva, non vi era alcun riferimento. Questo non vuol dire che in quella fase non si parlasse di Covid, se ne parlava, ma non era un argomento di tendenza. Successivamente la seconda fase è quella che vede il Covid apparire e scomparire tra i trending topic e poi successivamente, logicamente possiamo immaginare, conoscendo la storia dello sviluppo della pandemia, dal momento in cui arriva la zona rossa a Codogno, comunque nell'area lombarda, gradualmente il Covid diventa un tema sempre presente e, come vi farò vedere tra poco, attuale e quasi dagli effetti straordinari per quanto accaduto su Twitter. Allora, la prima fase è una fase di normalità, quindi quello che avremmo potuto vedere in un che abbiamo visto fino ad ora su Twitter, prima che il Covid fosse tendenza, Twitter veniva usata per la social TV e live tweeting, quindi possiamo ritrovare il commento del film del giorno o della soap opera del giorno o anche ad esempio dei Twitter a cadenza fissa, come ad esempio il martedì era un must trovare il riferimento a Carta Bianca di martedì, Fuori dal Coro, quindi i programmi di politica che davano vita a diverse discussioni sulla base di quello che veniva detto dai personaggi che partecipavano, dalle personalità politiche. Logicamente il live tweeting presente il fine settimana e per i turni infrasettimanali per quanto riguarda il calcio. Poi i fatti di attualità, e in questa prima fase i fatti di attualità che sono stati protagonisti di Twitter sono stati l'incendio in Australia, l'abbandono da parte della coppia reale, della famiglia reale, quindi i due coniugi che decidono di abbandonare, quindi ci ricordiamo tutti come questo avesse creato un po' di scalpore, un po' di polemiche, la crisi iraniana, quindi quando si parlava di un'ipotetica terza guerra mondiale, questi sono i tweet che venivano fatti e che sono entrati nei trending topic, o le varie comunque ricorrenze, quindi le giornate mondiali. Questo è quello che è accaduto nella prima fase, quando il coronavirus non veniva nominato, pur essendo un fenomeno che, ahimè, si stava già diffondendo e stava dilagando. Ah, dimenticavo, ci sono le challenge, che ormai tutti conosciamo e sicuramente qualcuno di noi ha anche partecipato a qualche challenge. La seconda fase, come vi ho detto, la seconda fase è quella che vede i primi riferimenti al coronavirus, ma il coronavirus, come potete vedere da questa tabella, compare e scompare e anche il numero comunque di presenze nei trending topic è molto debole. I trending topic che compaiono sono molto semplici e hanno molto spesso come riferimento l'hashtag coronavirus. È un periodo in cui che inizia con i primi casi italiani, quindi ricorderemo i due cinesi che furono ricoverati, ma che non ha visto grandi discussioni, anzi il coronavirus da quel 21 gennaio, che in particolare vede questi due fatti accadere, scompare nel periodo di febbraio quando Twitter impazza per Sanremo, quindi il coronavirus non era ancora al centro, tema centrale della discussione. La terza fase, come possiamo vedere, quando arrivano veramente i primi casi che coinvolgono la comunità italiana, aumentano, i numeri sono molto più alti, potete notare che nei primi 23 febbraio ad esempio si raggiunge quasi la metà dei riferimenti sono relativi al Covid, quindi vi è un incremento delle menzioni ma anche una diversificazione degli hashtag, non si parla solo più hashtag Covid, hashtag Covid-19, ma troviamo tanti riferimenti. Ora brevemente vi illustro che cosa è accaduto in modo sintetico, ci sono discussioni politiche internazionali che vedono anche creare degli hashtag proprio su questi temi, sul
tema del paziente zero viene creato lo sciacallo zero nel momento in cui Matteo Salvini fu accusato di, diciamo, utilizzare il tema per discutere della chiusura o dell'apertura dei porti. Quindi voglio parlare del Covid, allora io ti accuso che tu sia uno sciacallo, sciacallo zero, paziente zero. Milano non si ferma, abbraccia un italiano, sono dei tweet di rilevanza politica che ormai risuonano nelle nostre menti, perché nei mesi successivi, col senno di poi, sono stati anche più volte ripresi, criticati e frutto di riflessione. Ci sono dei trending topic di tema umoristico, mettiamola così, nel momento in cui ci fu una delle prime zone rosse, tutti corsero, sapete benissimo, nei supermercati e ci fu l'hashtag penne liscia. Perché? Perché nei banconi degli alimentari furono lasciate le penne lisce mentre tutte le altre tipologie di pasta furono prese. Qui entriamo in quest'ottica. Dopo che la persona retweeta il prodotto facendo dell'ironia, le stesse aziende poi cercano di stare al passo e di non perdere, diciamo, l'onda. Quindi qui c'è anche un legame con quello che diceva Anna, anche il legame tra pubblicità e fatti che stavano accadendo. Nell'epoca di Twitter anche le aziende, anche i brand stanno attenti a quello che succede anche rispetto ai loro prodotti, e da quella che potrebbe sembrare una critica cercano di riprendersi o anche di farne un loro punto di forza. E possiamo vedere che sempre nell'ambito delle dinamiche di Twitter poi ci sono anche delle risposte, quindi vediamo il retweet come viene usato, e questo è giusto per far capire come Twitter funzioni. Un altro tweet umoristico fu il cine a mucchina, quindi qui siamo anche già all'interno di una quasi challenge. Possiamo vedere come le persone fossero state invitate a modificare il titolo di un film utilizzando la mucchina, a mucchina che in quel periodo era cercata da tutti e da tutte ed era introvabile. La mucchina geniale logicamente fa riferimento alla serie che tutti in quel periodo stavano attendendo. Ci sono poi i tweet di argomento calcistico. Perché? Perché il calcio da argomento di social TV e live tweeting diventa preoccupazione. Si parlava della sospensione delle partite, quindi vi ricorderete tutti i dibattiti. Quindi il Covid entra anche nell'ambito calcistico, cioè quando si parla di calcio su Twitter in questo periodo non si parla più del commento delle partite, ma di tutte le discussioni su questo tema, la sospensione. Gli ospedali iniziano a essere tema ugualmente dei tweet, perché si parla della situazione del Sacco di Milano, del Rizzoli di Bologna, ma soprattutto nascono dei nuovi creatori di tendenza. C'è Roberto Burioni, Ricciardi, Ilaria Capua e Gismondo diventano protagonisti e creatori di tendenza, perché ogni volta che loro parlano tantissime menzioni entrano nei trending topic. Quindi non vi è più il classico creatore di tendenze che fino a quel momento poteva essere stato la stereotipata Chiara Ferragni. No, delle nuove figure si impongono. Questo nella terza fase. Concludo presentandovi che cosa è successo nella quarta. La quarta è quella che noi abbiamo vissuto più in maniera più coinvolta, perché tutti insieme ci siamo trovati a dover restare in casa, e quindi qui possiamo vedere come il numero di tweet relativi al coronavirus sia aumentato in maniera imponente. Sono numeri molto alti e, come vi ho detto all'inizio, i trending topic solitamente cambiano, non durano o durano anche poche ore. In questo periodo il trending topic coronavirus dura settimane, quindi questo è uno degli elementi di straordinarietà che noi abbiamo potuto registrare con questa analisi. L'esclusività mediatica del Covid. Il Covid è ovunque, nella social TV e nel live tweeting tutti i programmi parlavano di Covid. Ci sono delle eccezioni che sono rappresentati dai talent show e dai reality che continuavano ad andare in onda, quindi magari se devo trovare delle eccezioni nel conteggio che ho fatto, queste erano delle eccezioni, e un'altra eccezione può essere rappresentata dai riferimenti per le maratone di Harry Potter. Questi sono gli unici programmi che sono riusciti a deviare, a entrare nei trending topic pur non trattando di Covid, anche se poi sappiamo che la stessa programmazione di Harry Potter
Twitter è stata, diciamo, causata dal fatto che tutti dovevamo rimanere a casa e quindi hanno deciso di rimandarlo in onda nonostante l'avessero mandato in onda durante le vacanze di Natale. I tweet di argomento sportivo non trattano più solo la questione della Serie A, ma la sospensione delle Olimpiadi, quindi si entra sempre, ma tramite argomento coronavirus. Poi abbiamo logicamente il live tweeting, cioè parlare di fatti che accadono in quel momento. Abbiamo i ringraziamenti per il sostegno che l'Italia aveva ricevuto da altri stati. Qui abbiamo l'hashtag grazie Albania, grazie Francia, grazie Germania, perché loro avevano dato un sostegno. Ma abbiamo anche gli auguri di guarigione per tutti quei personaggi che erano rimasti colpiti, che sono rimasti vittime del coronavirus. E in quest'ambito l'hashtag creato, mentre precedentemente era grazie più nome di nazione, abbiamo forza più nome di persona. Quindi forza Manolo per il calciatore Manolo Gabbiadini e forza Nicola quando quando ha contratto il coronavirus Nicola Zingaretti. Le challenge, abbiamo delle challenge che hanno cercato, diciamo così, di accompagnare la nostra giornata, cercando di rimanere tutti uniti, ma cercando di anche di mantenere quella che era la nostra quotidianità. I musei sono chiusi, perfetto. Allora tutti insieme facciamo hashtag arte in quarantena e pubblichiamo qualche post di foto di opere che vorremmo vedere, ma poi gli stessi musei, le stesse iniziative sono state portate avanti da musei che chiedevano di agli spettatori di diventare i loro protagonisti. Concludo poi con le varie challenge che sono state portate avanti, ma soprattutto con gli eventi che anche in questo caso organizzati da radio, televisione, artisti, che diventano protagonisti, ma perché? Perché c'è il Covid e che sono stati programmati proprio a causa del Covid. Quindi in un modo o in un altro il Covid è sempre al centro dei trending topic. Eccezioni, le ricorrenze, quindi la giornata internazionale delle donne, questi eventi sono stati rispettati senza grandi riferimenti al coronavirus, quindi possiamo dire che il Covid ha assunto un'esclusività mediatica. Si è parlato quasi esclusivamente di Covid, ma di questo non credo ci fosse bisogno che ve lo dicesse Igor Deiana. Ci sono però alcuni punti forti che sono rimasti. In questo caso sono le ricorrenze e il commento di alcuni programmi televisivi. In conclusione vi posso semplicemente dire questo. Sarebbe interessante vedere come è proseguita come sono proseguite le tendenze nelle altre parti della pandemia, nelle varie fasi che sono seguite, quindi la fase estiva e anche la ripresa autunnale. Se ci sarà modo, mi piacerà intraprendere questa analisi, però è bello vedere una cosa, la cross-medialità di cui Twitter si fa portatrice, perché come avrete notato tutti, gli elementi che sono stati entrati nei trending topic molto spesso sono elementi che vengono da giornali, dal cinema, dalla televisione, quindi c'è una circolarità proprio di questi elementi. Molto spesso poi gli elementi di Twitter vengono riportati anche in televisione e ridiscussi. Vi ringrazio per l'attenzione, chiedo scusa ai miei colleghi se mi sono trattenuto un po' più del solito e ne approfitto per passare la parola al mio collega Mirko Verdigi, che insieme a Lorena Salvati ha curato il contributo La guerra al Covid in Occidente, il dilagare di una metafora. Chiedo ancora scusa e passo la parola a Mirko. Prego. Buonasera, allora anch'io mi unisco ai ringraziamenti a tutti e tutte. Sarò telegrafico, quindi non mi dilungo. Purtroppo oggi non è presente Lorena Salvati perché è una dottoranda ma anche un'insegnante, è rientrata in servizio. Il nostro è un articolo a quattro mani, dalla dimensione digitale passiamo a quella della stampa. È sempre stampa online perché durante il periodo di confinamento avevamo accesso solo a quello. Entrambi ci occupiamo di didattica, però abbiamo tutte e due una formazione linguistica e io in particolare mi occupo di didattica plurilingue e quindi mi sono
ci siamo chiesti se questa metafora della guerra al Covid, che era massicciamente presente nella stampa italiana, fosse o meno un fenomeno trasversale alla stampa europea tendenzialmente. È una metafora conosciuta che è stata usata ampiamente in medicina, siamo partiti da qui perché è stata particolarmente studiata nel mondo anglosassone, è una metafora che utilizziamo tutti i giorni perché alla fine il virus era considerato un nemico, la malattia è una guerra, la lotta all'AIDS, la lotta al cancro, quindi fa parte del nostro linguaggio quotidiano, però era veramente pervasiva nella stampa italiana e quindi ci siamo chiesti perché. È una metafora che in teoria rappresenta una conoscenza schematica di base, perché tutti sappiamo cos'è la guerra, come funziona, quali sono i meccanismi, anche se la maggior parte delle nuove generazioni non l'hanno vissuta, quindi non è esperienziale a livello individuale. Ci siamo chiesti se questa metafora e tutto il framing che attiva, cioè la cornice, perché noi parliamo di guerra e quindi ci attiva cognitivamente tutta una serie, un legame di parole legate alla guerra, come la lotta, la battaglia, l'attacco, il nemico, il fronte e tutte le parole che afferiscono a questo campo semantico. Ci siamo chiesti se durante l'epidemia del parente, diciamo a questo punto buono, del coronavirus, cioè il SARS-CoV-1, quello che comunemente generava la SARS, la malattia della SARS, è stata studiata la metafora per la stampa, per la SARS, specialmente nel mondo anglosassone, però in quel caso l'epidemia ha avuto ovviamente un impatto molto minore rispetto alla pandemia che stiamo vivendo attualmente. La metafora era presente più negli stati che avevano a che fare col virus, quindi per esempio il Canada, la Cina, ma in Occidente era presente, ma minimamente, tendenzialmente è da lì che viene il termine task force per il gruppo di esperti che consiglia i politici, però oltretutto andava in conflitto con la guerra all'epoca in Iraq, quindi anche nella stampa ci sarebbe stata una confusione di lessico. E quindi abbiamo preso la metafora della guerra come la gestione della pandemia uguale alla guerra, e in base allo studio classico che si fa della metafora c'è un source frame, cioè una fonte da cui che sono i termini legati alla guerra che vengono in un target frame che è quello della gestione sanitaria e politica, perché è una gestione politica della pandemia, e si sono traslati, quindi il nemico è il virus, tendenzialmente invisibile, si combatte una guerra, una battaglia, una lotta, e al fronte, alla trincea, di solito ci sono i medici, queste sono le parole più usate. Sono state ricercate nella stampa europea, principalmente nelle lingue, sono le grandi lingue a diffusione o a base demografica, e tendenzialmente le lingue che conoscevamo sia io che la dottoressa Salvati, ce le siamo suddivisi nelle più grandi testate online, nel periodo tra marzo-aprile, quelle del confinamento. Erano anche, oltretutto, gli stati più interessati, che sono anche gli stati più popolati. Ovviamente per l'inglese abbiamo considerato anche gli Stati Uniti, e io mi sono occupato della Francia, la Spagna e il Regno Unito, gli Stati Uniti, mentre Lorena della Germania e del Regno Unito. Siamo andati a ricercare queste metafore nei titoli, perché non spesso avevamo accesso anche al testo degli articoli, spesso sì, e riporto alcuni esempi. Tendenzialmente era una metafora totalmente trasversale alle lingue e pervasiva. Veniva spesso utilizzata perché erano gli stessi politici ad utilizzarla. Questo è l'esempio per la Francia di Macron, quando ha annunciato il confinamento, che ha ripetuto tipo 6 volte: siamo in guerra, una guerra sanitaria, e tutto il lessico afferente alla guerra, lottiamo, l'esercito, il nemico. La dichiarazione sotto è sempre da stampa spagnola, è di Sanchez, il corrispettivo di Macron, che oltretutto
notizia di ieri, attualmente uno ha il Covid e l'altro è in osservazione perché ha avuto rapporti con Macron. Uguale Spagna, pervasiva anche Spagna, pervasiva nella stampa inglese, pervasiva nella stampa statunitense. Trump all'epoca si dichiarò presidente di tempo di guerra e quindi necessariamente era riportata dalla stampa. Era trasversale anche nella misura in cui Los Angeles Times, che ha una versione spagnola per il fatto che c'è una grande quantità di ispanofoni negli Stati Uniti, utilizzava i termini di guerra, quindi trasversale anche tra le lingue. L'unica lingua che abbiamo notato che fa eccezione è il tedesco. Il tedesco usa solo la parola Kampf, che dovrebbe essere battaglia, non vado errato, solo per riferirsi al personale medico, ma tendenzialmente la cancelliera Merkel e quindi anche la stampa non utilizza termini legati alla metafora bellica, se non per riportare dichiarazioni di individui politici o virologi di altri stati. Tendenzialmente si fa riferimento alla guerra perché dovrebbe essere una metafora che conosciuto il frame e spinge in qualche modo ad agire, più che altro giustifica anche misure eccessive, misure drastiche come il confinamento. Però in realtà abbiamo notato delle discrepanze perché in questo caso sì, è una metafora forte, ma non spinge ad agire perché dovevamo fare proprio il contrario, non si doveva agire, dovevamo stare fermi. Oltretutto, oltre a essere pervasiva, è insolito che gran parte delle testate su cui abbiamo trovato l'utilizzo della metafora bellica ospitavano anche interventi veramente numerosissimi di persone della stampa, del mondo intellettuale e culturale che si opponevano all'uso di questa metafora, perché comunque prima di tutto a grandi linee è una metafora impropria, perché il virus è un nemico, ma il nemico in guerra di solito è rappresentato un altro essere umano senziente con intenzionalità che il virus non ha tendenzialmente. E poi veniva utilizzata, per esempio, richiami perché richiamava, era impattante come l'ultimo conflitto mondiale. C'è anche chi diceva, per esempio, in Francia si usa tantissimo per il richiamo all'unità nazionale, ma anche questo era improprio perché i riferimenti, per esempio, nella stampa spagnola erano vicini alla gestione sanitaria della guerra civile. La guerra civile, cioè che per la Spagna non ha partecipato al conflitto della seconda guerra mondiale, non era certo richiamava all'unità nazionale. Ritornando però alla metafora in medicina dove è stata studiata, in realtà è una metafora ormai fossilizzata che tutti noi utilizziamo e che ci urta fino a un certo punto. Però da un punto di vista cognitivo è stato studiato come in medicina non è che abbia poi questa grande funzionalità, perché ad esempio in alcuni studi dove specialmente per la prevenzione di alcune malattie venivano sottoposti a soggetti diari di malati di tumore del loro percorso intrisi di termini bellici, in realtà producevano un certo fatalismo, perché in effetti la guerra spesso non dipende da noi, soprattutto per come è stata vissuta dai civili, proprio non dipende da noi, e quindi c'era un fatalismo nei riguardi di una possibile malattia e quindi anche di una possibile prevenzione. Nonostante questo, la metafora è rimasta, è leggermente, ho notato che è leggermente ritornata con la seconda ondata, però la sua funzionalità diciamo che è abbastanza quasi inutile, un po' ambigua. È tuttavia stata usata trasversalmente, specialmente dai politici, perché credono che abbia una spinga a digerire alcune misure veramente drastiche. Poi in realtà in medicina già dal 75
poi ripreso negli anni 80, Susan Sontag, che studiava le metafore legate alla medicina, le metafore legate soprattutto all'epoca alla pandemia dell'AIDS, che è una pandemia ovviamente di una natura diversa, però è entrato anche nel nostro lessico comune dagli anni 80, la lotta all'AIDS, la maggior parte associazioni si chiamano per la lotta all'AIDS, in realtà producevano, è una metafora di per sé impropria. L'unica voce fuori dal coro in Italia è stato il presidente della Crusca, Marazzini, che le riscontrava una certa pragmaticità, una certa funzionalità, pur sempre definendola misera. In effetti, nella medicina attiva un frame intorno al malato particolarmente improprio, perché il malato è una vittima che combatte una battaglia, ma in realtà non combatte una battaglia, anche perché se muore, che è il frutto di questa battaglia, è come se in qualche modo si riscontrasse una sua responsabilità, che non ha combattuto abbastanza, mentre la medicina è altra cosa. E quindi niente, concludo che più che forse una metafora, è uno studio, sì, uno studio linguistico, ma che ci fa risaltare il rapporto tra il linguaggio politico e il linguaggio comune, e soprattutto più che da un punto di vista linguistico è stato più un uso politico, quindi c'è un doppio legame che in realtà ha dimostrato, abbiamo cercato di dimostrare, che pur essendo stata pervasiva e trasversale, aveva proprio dei distinguo, come in Germania, legati alla politica e alla cultura, perché in Germania hanno avuto una rielaborazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove c'è una certa cautela a utilizzare termini bellici o a parlare di termini bellici. Nonostante questo, c'è questa recrudescenza, perché non con lo stesso impatto di prima nella stampa, ma almeno per quel che ho potuto notare nel linguaggio politico e giornalistico, si continua a usare specialmente nemico, guerra, lotta e battaglia, e questi infausti paragoni. Ho terminato e passo la parola a Eliana Peroni ed Alessandro Ferri, che si occuperanno di saggi di denominazione geografica delle malattie nella lingua italiana. Grazie. Grazie Mirko, io ovviamente mi unisco ai ringraziamenti che sono già stati fatti dai colleghi, nei confronti in particolare del dottor Cesati e della professoressa Malagnini. Ovviamente voglio ringraziare anche i colleghi che hanno collaborato alla creazione di questo lavoro, di questo testo, proprio perché diciamo il periodo del primo confinamento, del primo lockdown, è stato difficile un po' per tutti, quindi ci siamo anche aiutati nello scrivere questo lavoro. Allora, condivido lo schermo, un attimo. Allora, un secondo che mi dà errore. Vediamo qua. Scusate un secondo. Ecco qua. Allora, vediamo se lo vedete. Lo vedete? Sì, sì, Ale, perfetto. Grazie. Sì, sì. Perfetto, scusate ma il computer faceva dei versi particolari. Allora, il nostro saggio si chiama appunto Nomenque agente recepit, che è una citazione da un'opera di Gerolamo Fracastoro, saggi di denominazione geografica delle malattie nella lingua italiana. Diciamo, noi siamo partiti da una prospettiva un po' diversa, perché ovviamente occupandoci io e la collega Eliana Peroni di filologia e storia della lingua, non potevamo chiaramente parlare direttamente dell'epidemia, perché è un'epidemia, anzi della pandemia, perché è nuova, lo stesso virus è stato chiamato Covid-19, quindi chiaramente non c'era
nella storia un'attestazione di questo virus e della relativa, del relativo disturbo in precedenza. Per questo noi ci siamo concentrati in particolare su un aspetto che ci è sembrato rilevante, che era molto evidente durante la prima fase di diffusione della Covid-19. Ci siamo infatti rivolti a studiare l'aspetto per cui questo virus, il coronavirus appunto di nuovo tipo, era stato definito inizialmente un virus cinese. Addirittura il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lo continua a chiamare Chinese virus. Ha usato anche espressioni diverse dopo che abbiamo scritto questo contributo. Per esempio ha parlato anche di Kung Flu, facendo un riferimento alla tradizione del Kung Fu di origine asiatica. Questa denominazione, che non era quella ufficiale ma era molto usata nella stampa, può aver avuto degli effetti anche sulla popolazione. Lo ricordiamo tutti, all'inizio della diffusione del virus, prima del paziente zero italiano di Codogno, c'era una forma di esclusione nei confronti della comunità cinese in Italia, ma questo fenomeno è stato diffuso un po' anche in altri paesi dell'Occidente. E per esempio al ristorante cinese sono calate drasticamente le affluenze, proprio perché si associava all'origine del virus anche il fatto che chi fosse cittadino cinese in qualche modo ne fosse affetto o potesse essere veicolo di contagio. Quindi abbiamo anche degli articoli in italiano che ne parlano. Di fatto nel 2015, quindi di recente, in realtà l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha proprio stabilito che non si può dare a una malattia un nome di origine geografica o relativo a un popolo o a una cultura, proprio per evitare queste possibili conseguenze. Partendo da questo, dunque, abbiamo voluto indagare nella storia della lingua italiana quelle situazioni in cui a una determinata malattia è stato associato un nome geografico. Quindi lascio la parola alla collega Eliana Peroni per discutere il primo esempio. Buongiorno a tutti, mi unisco anch'io ai ringraziamenti dei colleghi. Allora, io inizio parlando del termine con cui il mal francese è oggi conosciuto, ovvero la sifilide. Il termine deriva da un poema in esame di Girolamo da Fracastoro, scritto nel 1521 e pubblicato qualche anno più tardi. Tuttavia, a questa data la sifilide era già diffusa in Italia e in Europa. È stato quindi interessante vedere come è sorta la denominazione mal francese e a cosa questa denominazione è ricollegata. Abbiamo una prima attestazione nel 1496 che ne definisce l'origine riportandola a rapporti illeciti degli uomini. Mentre in una successiva cronaca bolognese abbiamo una definizione maggiormente pregnante del termine, ovvero che il mal francese, che la locuzione mal francese è tale poiché cominciò a venire dopo che i francesi vennero in Italia. E questo fa riferimento all'evento del 1494, ovvero la discesa dei francesi in Italia, data in cui cominciò a diffondersi appunto la sifilide. Probabilmente la malattia era già presente e questo evento scatenò solamente l'epidemia, la pandemia. Però questo è quello che questa è la connessione che fece la popolazione, ovvero discesa dei francesi, dunque la malattia venne portata dai francesi.
E l'accezione negativa che questa locuzione aveva è evidente anche da un, dal fatto che l'attribuzione dell'origine della malattia fu data anche agli ebrei. Quindi Sigismondo dei Conti, nel testo Historia sui Temporis, che inizia a scrivere dal 1480, ne attribuisce l'origine appunto alla popolazione ebraica cacciata dalla Spagna da Ferdinando il Vecchio. Oltre questo abbiamo una concezione del morbo come punizione per i propri istinti, ma anche come mezzo per ispirazione poetica, un elemento che riprende Francesco Beccuti nei Cicalamenti del Grappa intorno al sonetto Poiché mia speme è lunga a venire, in cui dice che il mal francese è all'origine dell'ispirazione poetica di Petrarca, e che il mal francese, ovvero la sifilide, sia stata passata a Petrarca da parte di Laura. E questo elemento della comica rimane anche nel secolo successivo, nel 1600, infatti. Abbiamo Giovan Battista Lalli che scrive La Franceide, ovvero un poemetto erocomico in cui si discute dell'origine del termine mal francese, ovvero una guerra messa su tra francesi e italiani per l'attribuzione del nome, e che appunto il nome mal francese derivi dalla sconfitta dei francesi in questa ipotetica guerra. Abbiamo poi analizzato anche il modo in cui la malattia veniva denominata oltre confine, e in Spagna sotto la voce buba o bubas, che è il termine spagnolo più usato, veniva riportata anche la locuzione mal francese, e di cui però veniva data una spiegazione leggermente differente, ovvero che il termine, che la locuzione mal francese derivasse dal fatto che i francesi la contrassero attraverso rapporti illeciti con le donne, italiane. Ed è anche interessante notare come in Francia la locuzione mal francese venga invece denominata come mal napoletano. Quindi nella locuzione mal francese c'è effettivamente una connotazione negativa, ovvero un voler attribuire ai francesi, in questo caso, l'origine della malattia o comunque della sua diffusione. Abbiamo poi analizzato l'uso del termine, dell'aggettivo spagnola, riferito all'epidemia del XX secolo, per cui passo la parola ad Alessandro Ferri. Grazie Eliana. Allora, io invece quindi mi sono rivolto ad analizzare i casi di pandemie influenzali del XX secolo, come abbiamo detto. La più celebre purtroppo è l'influenza cosiddetta spagnola del 1918, e ovviamente anche quella che ha avuto le conseguenze più nefaste. È interessante osservare come questo termine deriva dal fatto che i primi giornali a parlare di questa influenza, le cui origini non sono ancora note, ma per esempio ci sono attestazioni dell'influenza spagnola in primo luogo per esempio negli Stati Uniti, quindi di fatto non veniva propriamente dalla Spagna, tuttavia in Spagna c'era la stampa libera, non c'era la censura di guerra, perché si era ancora nel corso del primo conflitto mondiale. Proprio per questo motivo quindi l'influenza prende il nome di spagnola. Possiamo osservare come inizialmente nella stampa spagnola se ne parlasse in termini quasi ironici, o comunque non ci si rendesse conto del pericolo in arrivo. Il primo articolo che ne parla di una enfermedad de moda, quindi una infermità, una malattia che va di moda.
È interessante osservare come in Spagna, ancora oggi, uno dei sinonimi dell'espressione di quella che noi chiamiamo influenza spagnola sia soldado de Nápoles, soldato di Napoli. E quindi in qualche modo ci ricolleghiamo alla diffusione della sifilide in Italia con l'arrivo di Carlo VIII nel XV secolo. Questo perché quando si diffonde questa malattia, soprattutto a Madrid, nei teatri ha grandissimo successo una operetta, una zarzuela, che si chiama La canción del olvido, la canzone dell'oblio. E una delle canzoni più note che fanno parte di questa operetta si chiama proprio Soldado de Nápoles. L'influenza spagnola ovviamente si diffonde molto rapidamente anche nel resto dell'Europa, anche nelle trincee. Quindi inizialmente abbiamo trovato le attestazioni nella stampa italiana che è molto cauta e addirittura ritiene che non ci siano grandi problemi. 1918, 3 agosto, a pochi mesi dalla fine del conflitto, le ottime condizioni sanitarie alla nostra fronte, e non era proprio così. Ci spostiamo invece nel 1957, quando si diffonde quella che è nota come influenza asiatica, un'altra pandemia influenzale dovuta a un altro coronavirus che inizialmente desta molta preoccupazione. Si parla di un'altra spagnola che minaccia l'Europa. Proprio nel 1957, quando ci si rende conto che questa pandemia influenzale non avrà gli effetti devastanti della prima, anche perché poi era molto cambiato il modo anche di trattare le malattie, erano arrivati gli antibiotici, erano state studiate tutta una serie di soluzioni molto più efficaci anche per il trattamento di questi disturbi, Paolo Monelli sulla Stampa scrive un articolo molto interessante dove ritiene che la scelta del nome, o comunque il fatto che questa pandemia fosse chiamata asiatica, in realtà possa aver contribuito a creare un clima di terrore. L'epidemia detta spagnola non suscitò tanto horror panico come questa influenzetta da quattro soldi, ma con la maschera gialla e lugubre dell'Asia. Il riferimento alla maschera gialla e lugubre dell'Asia nasce dal fatto che comunque c'è un archetipo culturale nella cultura europea che ha sempre visto una forma di conflitto con l'Asia, e questo rimanda alla tradizione più antica, all'antica Grecia. Pensiamo a Serse che passa l'Ellesponto, ma più avanti anche ad Attila e i suoi unni, oppure a Gengis Khan e l'Ordadoro. In realtà poi, come abbiamo detto, i risultati e gli effetti non furono devastanti come era accaduto per la spagnola e come sta accadendo per il coronavirus, al punto tale che la stampa cominciò a ironizzare su questi aspetti, e quindi nel nostro contributo ho trascritto un cinegiornale che si chiama Pericolo Giallo, dove si ironizza molto sulla diffusione di questo virus. Mi avvio alla conclusione ricordando che nel 1968-69 si diffuse un'altra pandemia influenzale, sempre dovuta a un coronavirus, nota in altri paesi come l'influenza di Hong Kong, dove ci furono appunto i primi casi, quindi dove erano stati attestati i primi casi. Ma è interessante notare come in Italia in realtà non si parlò di influenza di Hong Kong, ma di influenza spaziale. Questo perché la pandemia arrivò in Italia nel 1969, cioè l'anno in cui l'uomo sbarcò sulla Luna, e quindi evidentemente l'aggettivo spaziale era di ampio uso e veniva riferito anche a cose molto distanti. Questo quindi ci fa anche un po' capire come spesso la scelta stessa della denominazione delle malattie possa avere anche un effetto sull'opinione pubblica e sul modo stesso in cui queste sono interpretate e concepite. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, come abbiamo detto, ha stabilito proprio per questo motivo di attribuire alle malattie dei nomi il più possibile neutrali, ovvero che indichino esclusivamente gli effetti di una malattia, proprio per evitare un possibile stigma nei confronti di una popolazione, di una cultura o di una area geografica. Restituisco la parola alla collega Eliana Peroni per la conclusione. Eliana, forse il microfono.
Ok, allora dicevo, per concludere abbiamo deciso di riportare una citazione di Augusto Murri, ovvero le diverse denominazioni portano seco la storia delle idee che si sono succedute nella mente degli osservatori rispetto alla causa dei fatti da loro osservati. Ed è un po' quello che appunto abbiamo visto studiando i termini geografici nelle locuzioni riferite alle malattie. Quindi nella sifilide, nella spagnola, viene attribuita questa accezione negativa alla denominazione geografica. Tuttavia c'è da fare anche un distinguo, ovvero nel caso della sifilide c'è stato uno stigma sociale molto più forte, proprio per il tipo di malattia, quindi per il suo essere una malattia venerea e quindi il fatto che si potesse ricondurre a uno stile di vita ritenuto non appropriato. E quindi l'accezione di l'aggettivo francese rimane come definizione negativa nel ricordo dell'evento traumatico dell'invasione francese, mentre per l'aggettivo spagnolo il termine è utilizzato piuttosto come denominazione del luogo d'origine della malattia. Ovviamente poi con il progredire della scienza si sono fatti passi avanti, quindi anche nella comprensione di come avveniva il contagio, e dunque queste accezioni negative cominciano anche a venire meno. Ovviamente, come ha detto il collega, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito dei criteri per il nome delle nuove malattie, appunto per non creare stigmi sociali verso una popolazione o verso una determinata zona geografica. E qui concludo e lascio spazio a eventuali domande, se ci sono. Sembra che forse non ci sono delle domande, quindi vuol dire che siamo stati tutti molto chiari nelle nostre esposizioni. Approfitto nuovamente per ringraziare tutti e tutte coloro che sono venuti qui a passare questo pomeriggio con noi e anche coloro che ci seguiranno in differita, perché l'evento sarà caricato nella pagina dell'Università per Stranieri di Perugia. Ringrazio i colleghi e le colleghe, la professoressa Malagnini e anche l'editore. Igor, buona serata. Igor, fermati. Mi senti? Sì. Igor? Allora, volevo anch'io salutarvi e ringraziarvi. Dire che avete fatto un'ottima esposizione, non perché foste sotto esame naturalmente, ma perché avete espresso davvero con molta chiarezza. Prima nella presentazione, in quelle brevi parole che ho detto, mi sono dimenticata di dire che la vostra bibliografia è stata limitata, cioè voi non avevate, come tutti noi studiosi, a disposizione i libri che naturalmente necessitano per la stesura di un articolo. Quindi voi avete lavorato un pochino, perché io vi ho offerto qualche libro in alcuni casi, in altri vi ho scansionato qualche pagina, ma voglio dire, avete lavorato con la bibliografia della rete, che è noto che non sia completa, e comunque, anche se va di moda lavorare con i testi della rete, insomma, il passo in biblioteca, il passaggio in biblioteca è necessario farlo, come voi giovani ricercatori dite e sapete. Niente, allora, come ha detto Franco Cesati all'inizio, che ha fatto una bellissima, a mio avviso, introduzione e vi ha veramente fatto un bellissimo augurio, mi auguro che questo sia il primo di una serie, perché so che ormai sarà più o meno così, e quindi mi auguro che si metta a punto e si definisca l'argomento nuovo e si possano produrre altri libri, insomma, e altri volumi vostri. Allora, vi ringrazio davvero moltissimo, siete stati bravi, e grazie anche per la pubblicità che farete all'Università per Stranieri, nella quale tutti noi lavoriamo e siamo onorati di lavorare.